Clemente Capuano. Che bello, grazie. Sei appassionato di crime. Sì, sì. E guarda qui. Che bella sorpresa. State dietro, non c'è niente da vedere. Questo è un caso che possiamo risolvere solo noi, dei RIS. Che bello. Dei RIS. Buonasera. Oh mio Dio, che? L'hanno sfigurato. Oddio, cosa gli hanno fatto a questo povero ragazzo? Scusi, perché? Addirittura. Addirittura, Terenzio. Sempre eccessiva. Stia indietro, dall'odore mi sembra in avanzato stato di decomposizione. Lo dico da sempre. Ah, ma lei è così? Sì, sono così. È vivo! È così di suo! È vive così. Scusate, deformazione professionale. Scusi, tenente, capitano, che cos'è? Tenente, benissimo. Benissimo. A questo punto, la prima cosa da fare appena noi arriviamo sulla scena del crimine è evidenziare, enumerare tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine a partire dalla vittima. So io. Lei interpreterà la vittima. La vittima la segnaleremo con il numero 62, Omort Acis. Segnate 62. Segnate 62. Niente, perché a parte che non sono morto, sono vivo e vegeto, poi non mi sembra il caso comunque. E lei come è morto sta parlando pure assai. E lo segnaleremo con il numero 47, morto che parla. Eccolo. Allora qua. Segnatevi quest'ambo 62-47. Un bell'ambo secco. A questo punto bisogna prelevare il DNA. Che cos'è il DNA? Il DNA è la sigla dell'acido desossiribonucleico, per cui da oggi in poi DNA uguale acido desossiribonucleico. Mm. Oh. Dove D sta per? Acido. Oh. No, D. No. È D. N. 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 Cerca un coppa a Google. Secondo te mi porto il telefonino in scena. N. 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 Guarda, perché non tengo sittando uno, l'homme è merda, sennò da mettere... Ma non ho il telefonino! D N A Soreta. Bene, benissimo. Va bene. A questo punto, da dove può essere ricavato il DNA? Esatto. Dal liquido sudorale, dal liquido lacrimale, dal liquido salivare o dal liquido. Liquido? Semestrale, diciamo. Ah, questa era pure bisestile. Una volta ogni 4 anni come i mondiali, se si qualifica. Se no, una volta ogni 8 anni. Sì. E dalla faccia non si è, non quasi si è qualificato. Benissimo. A questo punto non vogliamo mettere in imbarazzo la vittima e preleveremo un campioncino di salivare. Qualcosa? A questo punto noi con un particolare tamponcino. Ma che particolare tamponcino? È un cotton fioc. Tra l'altro è pure usato. Vabbè, boh, l'ho usato di qua. Che schifo. Che schifo. Qua è nuova ancora. Ma che modo noi, è? Noi adesso, tiri fuori la lingua, noi adesso lo imporpiamo. Ma che imporpiamo? Ma lei, è di Parma o no? È di Parma Campania. Ma come Parma Campania? Diciamo un po' più a sud. Adesso, signori miei, lo abbiamo importato di spotazza. Noi a questo punto abbiamo poche gocce di saliva, abbiamo il campionario genetico di quest'uomo. Noi lo mettiamo in una busta appositamente sterilizzata e lo portiamo in laboratorio. Porco giù, ti sanno fornute e busto. Ma che figurate me. Vabbè, lo mettiamo insieme ai capelli di quell'altro. Ma che lo mettiamo insieme ai capelli? La busta deve essere sterilizzata. Ma che sterilizza? Posso tornare a Parma per la busta? Abbiate pazienza, mettiamo i capelli da una parte, la sputata. Che sputazza! Ma non litigano! Si sarà... Ma noi in bocca! Ma che schifo! Il campione arriva intorno! Ma che arriva intorno? Giuda, scusate, devo andare! I colleghi mi chiamano! Stiamo andando a Loch Ness! Ah, Loch Ness, forse è un'indagine sul mostro! No, 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 sala sacra della Mulignana Ambuttunata, ne vale tutto il viaggio! Scusi, a Mulignana Ambuttunata? A Parma Vesuviana, così! Ma che è Parma Vesuviana? Buona serata a tutti! Se ne vada, per favore! Gianni Cinelli! Ma